見てやろう。そうですね、その通りです。僕にも樽で海を漂流するくらいの度胸があれば、本当はやりたいこともあるんですけど、そこまでして海に出て何をするんですか。俺もここでは変人扱いされて久しいが、今回は特に周りの者からいろいろ言われた。連れてきたからには立派に使い物になるようにせんとな。今日はお前らの本当のところを試した。本当のところ。今は表面的には体を鍛えたりして頑張ってるように見えるがな、まだ気持ち的には弱いかもしれん。本当に覚悟を持ってやってるかどうかをな。Buon salve gente, qui è Paragogit, come state? Benvenuti nella mia sezione Teoria di One Piece. Oggi risponderò a delle domande esponendovi la mia teoria al riguardo. Prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi per aggiungere il Golden Express, anche perché siete più del 95,9% a non essere iscritti e a guardare i miei video, e sarebbe il modo migliore per aiutarmi e sostenermi. Grazie a coloro che si sono iscritti e che si iscriveranno, e anche a coloro che non sono iscritti. Detto ciò, iniziamo! Ecco la domanda. Secondo te il frutto di Dragon mi permette di manipolare tutti gli elementi? Qua abbiamo una bellissima domanda in relazione a Dragon, al suo frutto, anzi al suo potenziale frutto, e in relazione al controllo degli elementi. La prima apparizione di Dragon fu a Logtown, la città natia del grande pirata Goldie Roger. Ma la cosa interessante è che le sue apparizioni sono molto legate agli elementi. In effetti ha fatto volare facilmente Smoker, ha cambiato il tempo da soleggiato a tempestoso e ha salvato Luffy, il suo figlio, un fulmine nel momento stesso in cui Buggy doveva ucciderlo. Dunque, se non è stato un fatto naturale, allora possiamo parlare di un perfetto controllo, perché è un intervento con un grandissimo tempismo. Ma allo stesso tempo potrebbe non essere lui a controllare gli elementi, forse. Perché Dragon è il capo dei rivoluzionari e nel suo gruppo ci sono un sacco di persone. E perché no? È magari uno dei suoi a possedere il frutto capace di controllare gli elementi. Nell'opera ci sono due modi col quale controllare gli elementi: frutto o Haki. Per l'Haki è una teoria, perché secondo me si può controllare gli elementi tramite l'Haki. E in teoria è stato confermato da Kaido, ma nessuna conferma ufficiale. Però la differenza tra frutto e Haki è che il frutto diventa l'elemento, mentre con l'Haki controlli l'elemento. E ovviamente, essendo l'elemento stesso più potente di una sua parte, il frutto è più forte dell'Haki. Dunque per Dragon ci sono quattro opzioni: è il frutto, è il suo Haki, è il frutto di un altro, o è l'Haki di un altro. Ma in tutti i casi l'Haki di Dragon è tra i più eccellenti, perché come detto anche da Kaido stesso, l'Haki è tutto e rappresenta la potenza primordiale. E come sappiamo, Dragon non è il primo che passa, ma è il capo dei rivoluzionari e rappresenta la rivoluzione. Dunque non può non essere potente e avere un Haki eccellente. Dunque, se con l'Haki si può controllare gli elementi, allora Dragon controlla gli elementi. Però, oltre all'Haki, dobbiamo parlare del frutto di Dragon, perché ne ho già parlato una volta in relazione ai 4 dei Shandiani. Già abbiamo Shanks, un imperatore, senza frutto, e perfino suo padre è un pezzo grosso della marina ed è senza frutto, e oltretutto la sua potenza verrà rivelata alla fine. Dunque, per me, Dragon ci nasconde una chissà quale forma di combattimento, e di solito le forme sono spettacolari, d'impatto e potenti. E qui parliamo di Dragon. Che sia un Rogia, un Paramisha o un Zoan, per me Dragon ha una forma di combattimento che sarà eccezionale, perché parliamo del padre di Luffy, il futuro re dei pirati, e sappiamo quanto il padre di Ace è stato eccezionale. Cosa sarebbe successo se Magellan fosse stato a Marineford?
Intanto bisogna vedere il livello di Magellan, che secondo me è uguale a quello di un ammiraglio, perché parliamo del direttore del luogo infestato dai ricercati pericolosi e potenti. Se uno o più di loro dovesse uscire di cella, ci vuole uno abbastanza potente per bloccarli. Ricordiamo che ha battuto in un secondo colui che ha battuto il secondo comandante dei pirati di Barba Bianca. Oltre al livello dobbiamo analizzare il suo frutto, che è molto potente, con tecniche potentissime. Ed è grazie a ciò che gli affibbiamo il soprannome del Guardiano degli Inferi. Detto ciò, la sua presenza a Marineford avrebbe aggiunto un equivalente di ammiraglio sul posto. E aggiungendone uno, non c'è un reale equilibrio, e dunque Barba Bianca avrebbe perso, a colpo sicuro. Sarebbe stato come aggiungere un equivalente di Giosa alla Marina, e in tal modo non ci sarebbe stato equilibrio. Oltretutto, bisogna ricordare che con l'assenza di Ace e Satch già c'era un dislivello. Ace 1 di livello comandante ammiraglio, e Satch, avendo una buona posizione nell'equipaggio di Barba Bianca, dovrebbe avere un buon livello. Dunque, in conclusione, alla domanda posta, io rispondo con: se Magellan, uno di livello ammiraglio con un frutto potentissimo, fosse stato presente a Marineford, la guerra sarebbe andata immediatamente a sfavore di Barba Bianca. Nemmeno il tempo di iniziare. La domanda è: Marco a livello ammiraglio? Qui sarò veloce e sarà anche semplice, visto che comunque l'ho dimostrato da molti. Il livello ammiraglio è un livello globale, perché con ciò intendiamo livello comandante e ammiraglio. Il termine comandante è per gli imperatori, e tutti i comandanti hanno globalmente lo stesso livello. E come già si è detto e confermato, un equipaggio di imperatore equivale alla marina. Dunque, basta trasformare un equipaggio Yonko nella marina, e qua vi ho anche messo uno schema molto chiaro. Il capitano deve combattere il grande ammiraglio con Garp, come fu per Shiki, che combatté Garp e Sengoku in un 2 contro 1. Dopo arriviamo ai comandanti, che in teoria devono combattere i tre ammiragli. Sono stato costretto a usare Marineford perché è l'unico esempio che abbiamo. E da Godwin, passo e chiudo.